professionalità, qualità, ricambi, assistenza post vendita, 30 anni d'esperienza al servizio del cliente. Merid, via Messina 780, zona Cannizzaro, Catania. Buonasera e ben trovati per questa edizione dei nostri telegiornali. Che apriamo con la politica. È arrivato l'ok ok dell'ARS, approvata la finanziaria, approvati i fondi per i disabili, i tagli dell'IRPEF, ma non mancano ovviamente le polemiche. Giorgia Mosca. Sterzata in corso arriva a sorpresa il taglio alle tasse con l'eliminazione da gennaio dell'IRAP regionale per le imprese e la riduzione IRPEF. Anche se a rotta di collo, fumata bianca fusa, la D'Ercole oggi ha approvato la manovra economica. Dopo le tensioni dei giorni scorsi e l'alta del presidente Giovanni Ardizzone ieri sera ad un passo dal voto finale sulla finanziaria perché mancava il numero legale, è arrivato l'ok. Ok. Finanziamenti per 240 milioni l'anno e disabili, esenzioni ticket per gli inoccupati, stabilizzazione per 6.000 precari ASU e garanzie delle associazioni di allevatori. Sono queste alcune delle misure della finanziaria a cui l'Arsa ha dato il via libera. Quanto ai disabili, ulteriori risorse per 150 milioni di euro sono state approvate nell'articolo 15 della finanziaria, di cui 68 milioni consistono in un'anticipazione dal Fondo nazionale per la disabilità. Sì alla proroga per due anni dei contratti con le aziende di trasporto pubblico locale, ok ai fondi per le federazioni sportive. Un percorso ad ostacoli quello della manovra, un'agonia che sembra essersi. Si è arrestata, ma non senza ulteriori polemiche nel momento in cui è saltata fuori una legge che reintegra i PIP espulsi per condanne contro pubblica amministrazione, patrimonio e persone. Una porcata votata in fretta e furia tuona il Movimento 5 Stelle e gli fanno eco le imprese ancora una volta la politica siciliana nemica del lavoro produttivo. Via libera anche alla norma salva sindaci dei comuni senza bilancio e ai contributi agli enti. Per non parlare delle norme sulla salvaguardia dei consorsi di bonifica e degli enti liquidazione. Insomma, ce n'è per tutti. Finalmente, nel Dimenticato io le vecchie leggi omnibus approvate di notte, afferma il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone. Soddisfatto anche l'assessore regionale all'economia, Alessandro Baccei. Oggi abbiamo i conti in equilibrio in casa. Poi interviene Crocetta. Sui disabili ho mantenuto la parola, adesso PIF non può dire più nulla. E attacca il Partito Democratico, una fibrillazione continua. Le forze politiche dicano chiaramente se su questo governo c'è un giudizio positivo o negativo. Adesso occupiamoci del caso ONG. Dopo la denuncia del procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, abbiamo ascoltato in esclusiva il ministro di Grazia e Giustizia, Orlando. La politica si divide tra chi difende il procuratore capo di Catania, Carmelo Zucchero, e chi invece lo attacca. Il ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando, nel corso del suo tour elettorale da Norcia, è tornato sulla vicenda del presunto intreccio criminale tra le organizzazioni non governative e i possibili scafisti denunciati dal Piempe. La storia dell'ONG lasciamola decidere agli atti giudiziari, eh, quella eh, penale quella politica credo che al netto di questa vicenda vada raccontata nel suo insieme. Cioè come un insieme di vicende che hanno consentito di affrontare situazioni difficilissime in condizioni difficilissime. Una vicenda che ha raggiunto l'apice della polemica politica dopo le accuse del Movimento 5 Stelle, le dichiarazioni del procuratore lanciano un allarme gravissimo, ha commentato Luigi Di Maio, e la nostra proposta è di modificare le leggi italiane per consentire alla procura italiana di utilizzare quelle intercettazioni. Un procuratore che lancia un allarme del genere, sottolinea Di Maio, dovrebbe avere tutto il sostegno della politica italiana ed è vergognoso che il ministro della giustizia mette in dubbio il suo operato e proprio in Umbria il suo terreno fertile Orlando conclude il suo tour de force e si prepara domani quando si deciderà il nuovo segretario nazionale del PD. E mi auguro di vincere e mi auguro che sia un momento di grande rilancio del Partito Democratico in vista del turno amministrativo che abbiamo da più a poche settimane e in vista di una ricostruzione del centro-sinistra, domani non si decide solo quale candidato eh, guiderà il PD, si decide anche se si ricostruisce il centro-sinistra oppure si decide di fare un'alleanza con Berlusconi. Io credo che bisogna ricostruire il centro-sinistra. Ancora la politica, in questa prima parte del nostro telegiornale parliamo di Enzo Bianco che ha rinunciato a correre per diventare governatore della Sicilia rilanciando il suo ruolo di primo cittadino di Catania. L'intervista del direttore Umberto Teghini. Sindaco Enzo Bianco, ha solto ogni dubbio o ancora un po' di suspense? Guardi, in queste ultime settimane c'è stato un pressing veramente forte a Roma, a Palermo, anche a Catania, non solo di personaggi politici del PD e dei suoi alleati ma anche di espressione della società civile, commercianti, industriali, mondo della cultura, perché la regione siciliana è una cosa... E non dimentichiamo che le elezioni siciliane si fanno quattro mesi prima delle elezioni politiche nazionali e il risultato delle elezioni regionali siciliane avrà una valenza nazionale. Chi vince a Palermo per le regionali naturalmente ha delle chance forti di vincere poi quattro mesi dopo le elezioni politiche. Naturalmente, il mio orgoglio personale è stato sicuramente sollecitato e solleticato da queste attestazioni di stima e di affetto. Ci ho riflettuto seriamente come era giusto, ma ho scelto di continuare a lavorare a Catania. Ho avviato in questi quattro anni, in una condizione di grandi difficoltà, un cambiamento radicale a Catania. Oggi si comincia a vedere qualche risultato. Ne cito due per tutti: la metropolitana, che non c'era per nulla, c'era. Praticamente inutilizzata, oggi consente ad Anesima di arrivare nel centro della città in pochi minuti. C'è gente che parte da Anesima per prendersi un caffè in Vietnea e ritornarsene. La città oggi è piena di turisti pulla di turisti che non si erano mai visti a Catania, aprono alberti, bed and breakfast, allora sto lavorando per raccogliere i frutti di questa semina e per riportare Catania ai livelli a cui questa città merita di stare, quindi continuerò il mio impegno per un anno a Catania e se i catanesi lo vorranno ovviamente sono disposto a continuare il mio mandato per un processo complessivo di rilancio di Catania come questa città merita. Ai detrattori invece, ai disfattisti che sono contro Bianco, cosa vuol dire? Dire. Ma io dico come dire insomma criticatemi. A me piace che nella democrazia che ci siano le critiche, ma che siano critiche in positivo quello che non sopporto è di vedere alcuni noti intellettuali della città. Che quando sono riuscito a convincere il Ministro Franceschini e eh, la presidente del Museo egizio di Torino di venire ad aprire una sezione staccata del Museo egizio di Catania mi hanno denigrato. La competizione è bella perché loro devono dire Bianco ha portato il Museo Egizio di Torino e io lavorerò se sarò sindaco per portare il Louvre non la denigrazione di questa competizione al ribasso che una parte della mia opposizione porta avanti, la competizione è bella Bianco fa una cosa e io vi prometto che ne faccio quattro perché Bianco ne fa poche non bloccarmi per quello che riesco a fare ogni giorno in questa città fra pochi giorni ulteriori grandi cambiamenti partirà a Corso Marte della Libertà non lo dico io, lo dice l'impresa privata che a ottobre avvia i cantieri questo significa lavoro per i nostri ragazzi in una città i ragazzi oggi li faremo restare in questa città c'è un parco progetti con il patto per Catania e gli altri patti di un miliardo e duecento milioni, che significa decine di migliaia di posti di lavoro. Ecco, questo è il mio frutto del lavoro. Chi mi critica faccia di più e meglio, ma non con le chiacchiere, con i fatti. Abbiamo avviato un cambiamento radicale, questo ha detto Bianco nell'intervista. Sentito, noi abbiamo ascoltato anche l'opinione del docente universitario Maurizio Caserta, oppositore di Bianco nelle ultime amministrative. Dire che il successo di questa amministrazione è il successo di un'altra amministrazione è quantomeno sospetto perché. La metropolitana, come tutti sanno, come tutti i catanesi sanno, intanto è un progetto decennale che è cominciato decenni fa, e non ha niente a che fare con l'amministrazione comunale. Io credo che occorrerebbe avere un po' più di umiltà. Bianco ha anche affermato di essere pronto, qualora i cittadini lo volessero, a ricandidarsi allo scadere del suo mandato. Come commenta questa eventuale scelta? La città valuterà, quindi quello sarà il, il test principale. C'erano state promesse tante cose. Un'amministrazione comunale deve produrre servizi. E I servizi vengono fatti con le risorse raccolte e dai cittadini e dal, dalle amministrazioni superiori. Il prelievo è al massimo livello e la qualità dei servizi è molto molto scadente. C'è un'amministrazione che non riesce a, a riequilibrare i conti e qui si apre un capitolo straordinario che, che dovrebbe fare impallidire eh, qualsiasi responsabile del, dei conti della città. Questa amministrazione eh, che aveva un, un piano di riequilibrio particolarmente rigido evidentemente non l'ha saputo. Eh, applicare, vasi guardare e partecipate. Eh, su quel punto eh, credo che, che l'amministrazione non possa eh, reclamare, rivendicare alcun eh, risultato perché poi lì le perdite ci sono. Nell'intervista eh, Enzo Bianco ha fatto riferimento anche a noti intellettuali della città, pronti a denigrarlo sempre e comunque. Intellettuali eh, se ci sono, se sono bravi, criticano in maniera fondata. Tante occasioni ci sono state. Per confrontarsi e per poter parlare uno di fronte all'altro. Ricordo al sindaco di Catania che ha tenuto fuori dalla porta me e Matteo Iannitti in un'occasione in cui si presentavano i risultati principali della città per chissà quale, quale ragione. Un sindaco, un, eh, un amministratore che accetta soltanto confronti protetti, ha qualche cosa da nascondere. Chiudiamo la pagina della politica e apriamo quella della cronaca, ci spostiamo ad Agrigento per parlare di un'inchiesta che ha fatto tanto clamore a livello nazionale, che si arricchisce di un ulteriore capitolo. In 15 hanno chiesto il patteggiamento di pena, 9 per lo più i medici, il rito abbreviato. Castaldo. Il sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento Andrea Maggioni ha indicato, nell'ambito del processo della carica delle 104, al GUP Stefano Zammuto, i nomi delle persone che tendono essere giudicate con il rito del patteggiamento, ben 15, e altre 9 persone, per lo più medici, che invece hanno scelto il rito abbreviato. Si aggiunge così dunque un ulteriore capitolo all'inchiesta che ha squarciato il velo di quella terra di mezzo, fatto di certificati o referti falsi, molte carte, bustarelle, che passano da una mano all'altra. Un sistema diffuso e radicato in grado di scardinare il procedimento amministrativo, un malcostume sempre più ricorrente capace di alterare gli esiti relativi al riconoscimento o all'aggravamento delle invalidità civili, il tutto grazie alla compartecipazione di soggetti privati con il ruolo di intermediari o, per meglio dire, talent scout di falsi invalidi. Lo scopo era quello di avere tra le mani una pratica ad hoc tale da renderla idonea ai controlli delle commissioni di atti spaims. Non è un caso infatti che si ricorra molto spesso a medici in servizio presso le strutture pubbliche. Una certificazione proveniente da un ufficio pubblico, chiaramente, abbassa l'attenzione di controllo degli organi proposti. L'inchiesta che si snoda in due filoni ha visto coinvolte nella prima parte 104 persone, mentre nella seconda altre 252. Le figure apicali dell'inchiesta, che avevano il ruolo di tramite tra medici e pazienti, sono un bidello di Pavara, Antonio Alaimo e un ex consigliere comunale di Raffadali, Davide Rampello. Quest'ultimo, 49 anni ma già pensionato, secondo la sezione anticrimine di Agrigento guidata dal dottore Giovanni Giudice, avrebbe tirato su un impero economico grazie a questo sistema. Lo scorso novembre, non a caso, gli è stato sequestrato un totale di 2,5 milioni di euro tra beni e soldi. Torniamo adesso a Catania, occupiamoci dell'emergenza nel quartiere di San Berillo Nuovo. Nonostante i progetti di eh, riqualificazione, continua a proliferare la prostituzione in pieno giorno e lo spaccio di droga. Nel servizio di Damiano Scala vedremo anche le immagini di uno degli ultimi blitz della polizia in tal senso. Spostare agli spacciatori che operano a San Birillo non è un problema. Tra vie di prima e via Sturzo, di palazzi abbandonati che per l'occasione si trasformano in depositi per conservare gli stupefacenti, ce n'è a volontà. Per uno con porte e finestre murati si trovano almeno una decina perfettamente accessibili per chiunque. E gli arresti di ieri sono solo l'ultimo episodio di un problema che va avanti da anni. Qui le immagini di un extracomunitario che scende dal primo piano di un palazzo, aggrappandosi ai cavi della luce. La vigilanza delle forze dell'ordine è continua. Questo è l'ultimo blitz della polizia: con le pattuglie in azione e gli agenti che identificano alcuni extracomunitari. Ma cosa vuol dire abitare in via di prima e in via Sturzo? La notte abbiamo una presenza massiccia di eh, prostitute, di eh, extracomunità rivali che girano il quartiere facendo danni a destra e a sinistra, non si dorme bene perché gli schiamazzi sono all'ordine del giorno, soprattutto nel fine settimana, soprattutto d'inverno c'è magari più freddo, vengono forzati i portoni e quindi noi ci ritroviamo sempre dentro. Eh, Ciò che rimane di queste, di queste, di queste pratiche notturne. E poi d'estate invece proprio sono a cielo aperto, senza alcuna vergogna, quindi chi si affaccia anche di sera a prendere un po' d'aria deve assistere in tarda serata a queste, a queste scene pietose e vergognose. Nel prossimo servizio andiamo a vedere ancora più nel dettaglio qual è la situazione degli abitanti del quartiere di San Berillo Nuovo. San Birillo Nuovo, un quartiere che fra Via di Prima e Via Sturzo di nuovo ha veramente ben poco. Ci troviamo nel cuore di Catania, da una parte il Corso Sicilia, dall'altra lo potete vedere la cupola del Duomo e gli abitanti la sera quando devono affacciarsi anche per stendere i vestiti si trovano a questo scenario. Ci hanno raccontato una situazione fatta di eh, schiamazzi, di risse fra prostitute, di spaccio di droga, degrado e prostituzione in quantità industriali e noi siamo qui a raccogliere le loro testimonianze. In un periodo anche molto recente, se non si stava attenti a chiudere bene il portone d'ingresso, eh, si poteva assistere a, a rincasare eh, a delle immagini sicuramente eh, molto, ma molto degradanti. Se è normale che al centro di una città splendida eh, che offre tante bellezze eh, si debba essere, come al centro eh, di una guerra, fondamentalmente, quindi si chiede che comunque l'amministrazione una volta per tutte, visto che ciò si consuma agli occhi di tutti, quindi anche dell'amministrazione comunale uh, finalmente agisca. Da una parte le prostitute dall'altra la violenza e le minacce in mezzo ai residenti con i loro portoni blindati e con le inferiari che clienti e lucciole possono entrare distruggere le plafoniere e con il favore del buio trasformare angoli sottoscala come questo in alcove. Altra aggressione ad un medico, questa volta a Palermo, un medico dell'ospedale civico del capoluogo di Regione è stato colpito con un pugno da un paziente che si trovava al pronto soccorso trasportato dai medici del 118 dopo un incidente. L'uomo di 56-55 anni, stanco di aspettare il turno dopo quasi un'ora, si è scagliato il medico, 34 anni, lo ha colpito con un pugno allo stomaco. Restiamo a Palermo, dove Antonio Ingroia ha lanciato la proposta di una legge La Torre Bis, che blocchi la disponibilità dei beni anche ai funzionari della Pubblica Amministrazione che si sono macchiati di corruzione. Roberto Chifari. Sarà presentata a Montecito a proporre il sequestro dei beni ai corrotti, una versione aggiornata della legge Rognoni-La Torre che introduceva nel 1982 per la prima volta il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso nel codice penale italiano. La legge La Torre Bissa proposta dall'ex PM Antonio Ingroia prevede il lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione e blocco dei beni corrotti. Per mettere in atto questo processo una legge, come la legge la torre, applicata non solo ai mafiosi ma anche ai corrotti, perché la corruzione è l'altra faccia della medaglia dello stesso sistema criminale, può essere un primo passo avanti molto importante e io credo che lo si debba, dovrebbe essere adottato dalla politica. Per bene, a prescindere dagli schieramenti e dalle tessere che si portano in tasca. Oggi la magistratura è sostanzialmente eh, disarmata e inerme. La politica si volta dall'altro lato e i cittadini sono quelli, le vere vittime di questa situazione, pagando lo scotto di una corruzione che, peraltro, pesa come un macigno sull'economia nazionale. E sarebbe accaduto quello che accadeva fino al giorno prima dell'approvazione di quella legge, che si poteva tranquillamente affermare che la mafia non esisteva, se l'avano inventata i comunisti. È cambiato radicalmente il sistema politico, è cambiato il sistema di aggressione verso il potere mafioso, e questo è un bene per questo Paese, lo è stato sicuramente. Prima pausa adesso per il nostro telegiornale, ci ritroveremo subito dopo con una ricca pagina di sport. Sembra che ci sia stata un'esplosione nell'area dell'ossigeno, le notizie sono ancora confuse. Sette anni di indagini, processi e ancora nessun colpevole. Continua la passerella di Stato al Taormina Film Fest. Festa dei fiori del carnevale di Acireale. Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio nel circuito barocco del centro storico di Acireale. Sfilate di carri infiorati, bande musicali europee, gruppi mascherati da diversi carnevali, artisti di strada, fiori, musica, danza, addobbi. In armonia con la primavera, mercatini, mostre, visite guidate, concerti musicali e fortuna. Con la lotteria del carnevale. Festa dei fiori del carnevale di Acireale. Lunedì 1 maggio, Modena City Ramblers in concerto. Seconda parte del telegiornale come sempre dedicata allo sport, intanto la notizia legata al Trapani che ha vinto in Serie B 2-0 in casa con Lentella e Barilla nel primo tempo, il Trapani adesso è a più 2 dalla zona play out quando mancano tre giornate alla fine del campionato di Serie B, dunque sarebbe in questo momento salvo. Situazione ben diversa invece in Serie A per quanto riguarda il Palermo, Palermo che domani... Riceve la Fiorentina. Potrebbe arrivare la eh, matematica retrocessione dei rosanero in Serie B proprio nei giorni in cui si parla. Eh, e dovrebbe arrivare il closing per il passaggio delle intere quote a. Potrebbe arrivare domani la retrocessione in Serie B del Palermo. I rosanero tornano al Barbera per affrontare una Fiorentina ancora in corsa per l'Europa League. Ma in città ormai non si crede più nel miracolo e si attende solo che la matematica condanni i siciliani. Queste ultime partite sono l'occasione per tutti per, 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 farsi, per far vedere cosa sono, per far vedere quali, quali, le qualità che anche nelle situazioni più peggiori un, un giocatore riesce a esprimere. perché... Lasciarsi andare vuol dire farsi vedere che si, di fronte alle difficoltà si abbandona e, e questa è la peggior cosa che uno possa vedere in un calciatore. No? Il tecnico Bortoluzzi vuole mettere in mostra qualche giocatore, anche giovane, che dimostri di essere pronto per affrontare la prossima stagione. Per l'occasione, curve a 7 euro e ridotti a 2 euro. La rifondazione partirà da, qual, da qualcuno e, e quel qualcuno che rimarrà qua... No. Deve bisogna vederlo in campo bisogna vederlo anche nelle situazioni così difficili emergere, farsi vedere eh, che sia dentro di sé una forza un una, una professionalità un, un comportamento che, che ti spinge a dare il massimo anche in queste situazioni qua è assolutamente una cosa di cui la società terrà, terrà conto e quindi i giocatori devono, trovare, devono offrire questo la la far vedere a, a tutti che anche nelle situazioni peggiori, comunque, eh, loro ci mettono del, del loro meglio per, per salvare un, quantomeno il finale di stagione. Giorni caldi anche per il closing. Qualche giorno fa, Baccaglini aveva annunciato di lavorare per rispettare i tempi, mentre Zamparini si è detto sereno per la buona riuscita dell'operazione. Già domani potrebbero esserci grandi novità. Dalla Serie A alla Lega Pro perché domani al Massimino alle 14.30 va in scena il derby fra Catania e Siracusa. La notizia del giorno in casa Catania è che ci saranno i tifosi della Curva Nord almeno per un tempo. Hanno risposto così all'appello dell'amministratore delegato Rossoazzurro. Pietro Lomonaco, Giovanni D'Antoni. Il tempo delle risposte. Ritornello frequente da qualche mese a questa parte a Catania e più che mai azzeccato alla vigilia di un match che potrebbe chiudere o riaprire le porte dei playoff per i rossazzurri. A 24 ore dal derby del Massimino contro il Siracusa, i rossazzurri sono chiamati all'ultimo assalto contro una formazione in salute e che ha già sorpreso tutti. Una sorpresa in casa Catania. A dite ieri cosa ha detto Lo Monaco in conferenza stampa. Capisco lo stato d'animo della Curva Nord che ha fatto un gesto eclatante. Perché non è facile eh, non andare allo stadio, qualunque sia il risultato. Io direi: se qualcuno mi domandasse, ma lei consigli i suoi tifosi di andare a vedere il Catania, questo Catania, sinceramente sarei il primo a dire io: ma che c'è da vedere? Perché lo sconforto è quello che è, vedi, eh, però c'è l'amore per la propria squadra. Quindi io faccio appello anche a quelli della Curva Nord, eh, a di. di, di di ritornare allo stadio, di, di stare vicino a questa squadra e di provarci fino all'ultimo. Appello lanciato, messaggio ricevuto parzialmente dalla parte più calda della tifoseria rossa-azzurra, in parte infatti perché la Curva Nord ha ascoltato l'appello della Dietneo e in occasione della gara di domani ha dichiarato di entrare allo stadio anche se per un tempo, a sostegno, precisa la curva di Maglia e Città. Piccoli segnali ma pur sempre una scossa ad un rapporto con la tifosi squadra e tifosi società che ha vissuto nelle ultime settimane grande tensione. Tornando al campo, Pulvirenti potrà contare nuovamente sul bucolo e Gil recuperi importanti in termine numerico e tattico. Se la classifica pende dalla parte degli aretusei forti dei 57 punti e della vittoria nell'ultimo precedente. Le statistiche parlano invece di un ritmo altalenante in trasferta. Per il Catania, che nelle ultime nove gare ha totalizzato soltanto 4 punti contro il Siracusa, non è ammessa altro che la vittoria. Sfida salvezza restando ancora in Lega Pro per il Messina che riceve il Cosenza e deve fare i conti con i deferimenti in serie arrivati dalla Coviso che riferisce la gestione Stracuzzi ma che coinvolgono ovviamente la squadra nel campionato attuale attesi due punti di penalizzazione che potrebbero anche diventare quattro anche per l'Akragas che all'esseneto riceve la Juve Stabia. Operazione Salvezza. La regular season di Lega Pro arriva al suo penultimo appuntamento e per le squadre siciliane nei quartieri bassi della classifica non è ancora tempo di verdetti. Proprio così in ballo per Agragas e Messina ci sono punti importanti e la giornata di domani potrebbe dare risvolti nella corsa alla salvezza senza passare dagli spareggi. Destini incrociati e un rush finale tutto meno che semplice. Il Messina di Cristiano Lucarelli ha rialzato la testa grazie alla sorprendente vittoria di Lecce, ma ha subito la botta a deferimento in settimana. Certi di una penalizzazione in classifica che arriverà e con un vantaggio poco rassicurante sulla zona play-out, contro il Cosenza e il Franco Scoglio, una vittoria potrebbe anche portare ad un epilogo felice, scongiurando il pericolo spareggio. Altrettanto delicata è la situazione dell'Acragas. I 38 punti in classifica e la grande caparbia dimostrata nel girone di ritorno, nonostante i problemi noti attraversati dal club nel mese di gennaio, hanno permesso ai giganti di porre rimedio ad una classifica deficitaria. Domani all'esseneto, contro la quarta forza del campionato, la Juve Stabia, gli uomini di Raffaele Di Napoli proveranno in tutti i modi a centrare il risultato. La notizia appena giunta in redazione. Per chiudere la pagina sportiva parliamo del campionato di eccellenza girone B. Si aprivano oggi i playoff per la promozione. La Cireale ha battuto nella prima semifinale il Milazzo con il punteggio di 3-1. Dopo i tempi supplementari, i regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Gli accesi troveranno in finale la vincente di Pedara Sampio Sant'Agata che si giocherà domani. Per la pagina sportiva ci ritroviamo subito dopo la eh, pubblicità, parleremo eh, di cronaca ma avremo anche altre notizie. Intrappolata negli annunci immobiliari, solo le agenzie del gruppo immobiliare Time potranno aiutarla. che è tiranno in time e tempo di casa. Terza parte del nostro telegiornale che apriamo parlando di cronaca, andiamo ancora a Palermo. Ieri due rapine, è salito un furgone carico di sigarette a Borgo Nuovo, mentre quattro banditi oggi hanno fatto irruzione in un supermercato di Via Pagano. Non è un bel momento in città, aumenta il numero di furti e rapine. Ieri, quattro banditi hanno fatto eruzione nel supermercato Todis di Via Pagano a Palermo. Due sono rimasti fuori a bordo di due scooter e altri due sono entrati nell'esercizio commerciale. e Si sono diretti alle casse. Armati di pistola, hanno minacciato i cassieri, si sono fatti consegnare i soldi e sono poi fuggiti. Uno dei cassieri ha cercato di inseguirli e bloccarli, ma è stato colpito alla testa dal calcio della pistola. L'impiegato è rimasto a terra con una profonda ferita al calcio. È stato soccorso dai sanitari del 118 e è trasportato d'urgenza all'ospedale civico, sempre ieri. Cinque persone a bordo di una panda e di uno scooter hanno assaltato un furgone carico di sigaretti. I rapinatori hanno sequestrato per alcune ore i due autisti che sono stati chiusi sul retro del mezzo. La banda si è poi diretta con il furgone a Borgo Nuovo dove ha scaricato i pacchi di sigaretti e ha rilasciato il primo autista sequestrato. Il secondo autista è stato liberato più tardi in via Evangelista di Blasi, appena 15 giorni fa. Era stato rapinato un discount in via Gino Zappa, a marzo una profumeria in via San Lorenzo iscritta ad addio pizzo, ma ad essere le più colpite restano sempre le farmacie e le tabaccherie della città. Un tema più leggero per chiudere il nostro telegiornale, ci spostiamo ad Acireale nel Catanese dove partirà domani pomeriggio la Festa dei Fiori 2017, appuntamento di primavera con la tradizione carnevalesca eh, accese. Giovanni D'Antoni. La tradizione e la cultura carnascialesca c'è anche in primavera, ma ancora davvero poco al via della Festa dei Fiori 2017, evento organizzato dalla Fondazione Carnevale Acireale insieme all'amministrazione comunale e che coinvolgerà nel periodo festivo, a cavallo dell'1 maggio, artisti artigiani appassionati del verde. La Festa dei Fiori, manifestazione giunta alla sua seconda edizione dopo il grande successo dello scorso anno, partirà alle 16:30 di domani pomeriggio, sabato 29 aprile, con l'inaugurazione delle mostre collaterali e l'apertura di Fiori in Fiera, il mercato d'artigianato situato nel centro storico della città acese. Tra la cattedrale e la basilica di San Sebastiano si snoderanno infatti diverse bancarelle folcloristiche, il tutto contornato da colori e prodotti naturalistici. Alle 17.30 l'appuntamento con la prima sfilata lungo il circuito tradizionale di Piazza Duomo: Corso Umberto, Via Paolo Vasta e Corso Savoia. Quando ad essere protagonisti saranno i gruppi mascherati scolastici di Acireale e le band musicali. Tra gli eventi clou la giornata di domani è in programma anche la caccia al tesoro tra le suggestive vie di Acireale, organizzata dal gruppo Giovane Fai, mentre dalle 18.30 i sette carri infiorati sfileranno per la parata di presentazione. Una festa che coinvolgerà famiglie e turisti, previsti in gran numero in occasione dell'evento. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che si conclude qui. Grazie per averci seguito da parte mia e di tutta la redazione. L'augurio di una buona serata e di una serena notte.